In occasione della giornata europea della logopedia, questo 6 marzo, la sezione della FLI di Ragusa ha aderito con una serie di iniziative che si svolgeranno per tutta la settimana nel territorio ragusano. Siamo qui con la dottoressa Meluccia Genovese, logopedista. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei per aver accettato. Allora, perché una giornata europea dedicata alla logopedia? Allora, la giornata europea intanto si occupa di organizzare un messaggio, un'informazione a tutti i cittadini su un argomento specifico che è di competenza del logopedista. Quest'anno ci occupiamo della disfagia. Ogni anno cambiano i temi, quindi quest'anno abbiamo scelto la disfagia. Come mai quest'anno proprio la scelta della disfagia, di questo tema? Perché è un problema che è molto sentito e molto frequente, più che altro. Ed è un problema che qualsiasi alterazione della deglutizione, a prescindere dalla causa, viene definita col termine disfagia. Si possono avere diversi tipi di disfagia a secondo della fase della deglutizione in cui si verifica il malfunzionamento. Abbiamo la disfagia orale, faringea, esofagea. Le cause possono essere diverse. Le più comuni sono neurologiche, quindi trauma cranico, ictus, SLA, eccetera. Infettive, miopatiche, strutturali, metaboliche. Colpisce diverse fasce differenti di età, sia pediatrica che adulta. Ecco, io leggevo che il problema molto spesso è che i sintomi vengono sottovalutati. Vogliamo parlare un po' dei sintomi, quali sì. Sono, come riconoscerli? Allora, i sintomi sono... sensazione di soffocamento, tosse, comparsa colorito rosso e cianotico al volto durante il passaggio di cibi o bevande nelle vie aeree anziché in quelle digestive. Quindi poi si causa tosse, disfunzioni di questo tipo? Di questo non tipo. Si riesce ad alimentarsi, riesce, correttamente? Certo, certo. Quali sono le terapie che il logopedista può mettere in atto per migliorare questa situazione? Allora, una volta accertata la disfagia, l'obiettivo terapeutico principale è il recupero di una deglutizione fisiologica o, se non è possibile, di una deglutizione funzionale caratterizzata da una maggiore durata dell'atto deglutitorio. Eventuali limitazioni diedetiche, adozione di posture facilitanti. Il logopedista stilerà un piano di trattamento personalizzato che sarà concordato assieme ad altre figure professionali, organizzando un progetto specifico per questo oggetto. Quindi si lavora in team, diciamo, con altre professioni? Con altre professioni, sì, solo il logopedista no. Però, diciamo, è importante la figura del logopedista all'interno della squadra che cura questo problema. Sì, sì, sì. Ecco, parliamo della figura del logopedista. Cosa possiamo dire, di cosa si occupa? Allora, finalmente nel territorio di Ragusa la figura è molto richiesta, sia per la prevenzione che per la riabilitazione, la consulenza e collaborazione con altre figure professionali. Il logopedista è l'operatore sanitario deputato insieme ad altri professionisti a fare diagnosi, a riabilitare secondo un progetto specifico per questo oggetto e risolvere la problematica. Noi ci occupiamo di tutte le patologie del linguaggio, della voce, della parola, del linguaggio scritto e orale e non solo, anche della deglutizione, per cui diciamo che i campi di intervento sono vasti e tanti. Ampissimi, diciamo. Sono ampissimi. E anche, sì, diciamo, credo, il range di pazienti con cui lavorate, quindi dall'età pediatrica, diceva, sì, prima, sì, all'età, sì, adulta. All'età adulta. Molto spesso erroneamente si collega il logopedista al bambino, non è detto. No. E si abbraccia tutto.
Ora tante iniziative sul territorio anche per far conoscere ancora di più la figura e anche le patologie che possono essere trattate. Per le patologie trattate che cambiano anno dopo anno, per far capire esattamente che il logopedista non è solo linguaggio, è altro. Bene, io la ringrazio per essere stata qui con noi. Grazie a voi. Vi lascio adesso alla pubblicità, ci ritroviamo tra poco in studio. Tell me why are we wasting time on